Mi hai portato le foto del cuore, tu, Ti ho portato le foto del cuore. Tre? Tre foto. Ok, partiamo dalla prima. Vai. Prima foto del cuore. Don Stefano Scassillo. Quest'uomo mi ha insegnato un sacco di cose. Mio nonno materno. Un uomo dedito alla famiglia, al lavoro come nessuno mai. Un uomo tutto d'un pezzo all'antica, questa è una cosa che mi è sempre piaciuta di mio nonno. Diciamo che è sempre stato, dai racconti di mia madre, un padre severo e poi è diventato un nonno speciale, perché lui essendo molto all'antica era molto rigido, no? Mia madre mi racconta delle volte in cui doveva cambiarsi sotto al portone perché per lui i jeans già erano una cosa troppo... E che nonno è stato con te? Io sono stato il suo primo nipote, quindi con me aveva un legame particolare, no? Diciamo che è stato un nonno eccezionale. Che emozioni sempre... parlare di nonno. Sì, io faccio fatica, allora, sono in un periodo in cui faccio fatica a fare in generale, a parlare, perché sono molto vecchio, mi sento. Lo so, mi sento proprio. Mi sento. Vabbè. Mi sento. Stai in una crisi esistenziale. Che no. Ti succede, Stefano? No, è che. Come fai fatica a parlare? Sei venuto da me e non vuoi parlare. No, non è che non voglio parlare. Ho capito, fai fatica. Faccio fatica. Ma perché ci liberare. Sono delle cose che mi. Tirale fuori. Va bene. Ti fa bene, sai, non fa bene tenersi. Lo so. Sai che non fa bene tenersi le cose dentro. Mai. Lo so. L'ho capito. Bisogna tirar fuori tutto. L'ho capito col tempo poi, e con l'esperienza. Vada come vada. Sì. Però l'importante è dire quello che si ha nel cuore. Comunque mio nonno è sempre Dai, stato... Dai, ti emoziona perché? Lasciati andare. Perché? Non ti trattenere. Perché in lui rivedo tante cose. Rivedo anche me stesso. Mi ha trasmesso quel... Uno dei sentimenti più belli che ci siano è la malinconia, perché secondo me la malinconia è un buon sentimento, non è un sentimento brutto. Lui aveva sempre questo sguardo malinconico, come se avesse voluto dare ai suoi figli qualcosa di più, ai suoi nipoti qualcosa di più, senza per cui rendersi ti conto. Ti riconosci che... un po' in questo. Sì. In questa... Perché anche tu hai una velata malinconia, no? Sì, è come un'insoddisfazione. Di fondo, ma per gli altri, non per te stesso, no? Per le persone che ti sono care. Lui ha sempre avuto un po' questo velo malinconico, come se non sentisse di aver fatto abbastanza, quando poi ha fatto più che abbastanza. E tu ti senti un po' così? Ma tu sei un ragazzo, hai talmente... Sì, però mi sento sempre un po'... Vorrei essere più... A volte vorrei essere all'altezza delle persone che mi amano, vorrei essere più, ecco, vorrei essere all'altezza, vorrei meritarmi di più le cose che ho, perché molte volte penso di non meritarmi, sono stato molto molto fortunato nella vita e ho questa, che forse è anche il mio motore, anche sul lavoro, io non sono mai contento, penso sempre di dover fare questo di più. Questo può andare bene. Arriviamo all'altra foto del cuore. Sì. Perché a proposito delle persone che ami, credo che sia inerente Azzeccata. Proprio a quello che stai dicendo, sì. Peraltro è una foto di una bellezza, posso dire. Quello è il mio posto preferito. Lì in mezzo è il mio posto preferito, questo ti dico. E poi, vedi, quando uno dice sei stato fortunato, io sono stato molto fortunato, e quella è una mia foto del cuore, perché veramente io quando
sono in quella posizione là, sono felice. E sono contento anche perché al di là di tutto, no? Al di là della vita, al di là degli accadimenti, insomma, vari, delle storie, sono felice perché ho dato a mio figlio la madre migliore che potesse avere. Lo dico davvero. Sai che voglio molto bene a Belenita, sì. Io la chiamo così, credo di conoscerla profondamente, nel profondo. Lei non è una facile da capire, è talmente bella che può che qualcuno può essere distratto dalla bellezza, ma la vera bellezza sua è la sua anima. È una donna speciale. È così. Tu sei ancora pazzo di lei, questa è la verità. Vogliamo dirla, Stefano, e diciamolo. Cioè, ci stiamo a girare attorno qua. Io non sto girando attorno. È il mio posto preferito, ci sto bene in mezzo. No, non è amore mio, tu sei ancora pazzo di lei. Tu mi conosci bene, sai che ne abbiamo parlato quante volte nel corso di questi anni. Sì. Cosa pensi? Penso che ci siano degli amori che a volte nella vita ognuno di noi ha la fortuna di incontrare degli amori, e a volte io parlo dell'amore unico, perché ne incontri uno solo nella vita, poi ne puoi avere altri. Hai detto una cosa bellissima, che uno ha la fortuna di amare, no? Sì. Io ho fatto, vado verso i 30, quindi inizio a tirare delle somme, ma per raggiungere e conquistare quasi delle consapevolezze, è già innamorarsi di qualcuno, no? Capire di amare qualcuno è una fortuna enorme, perché quante volte sei stata amata e quante volte hai amato? Ma sei tu che me lo domandi a me? Te lo sto domandando, sai perché? Perché credo che sia... Perché... Dici, sei girata la... Perché... Beh, penso che sia molto più raro innamorarsi, allora, di qualcuno che essere amati. Ci sono amori, ci sono passioni, insomma, ci sono tanti tipi d'amore, ma credo che l'amore è quello vero, vero, quello che dura tutta la vita, anche se non stai più insieme, sia uno. Anche perché l'amore vero non chiede nulla in cambio, no? Io l'ho capito con l'età, non bisogna chiedere... Con l'età? Sì, perché ho vissuto in poco tempo tante allora cose. No, però tu lo sai che io ho vissuto in pochi anni tante cose, e quindi con l'età ho iniziato a dare... Ho iniziato forse anche a imparare ad amare, perché nessuno ti spiega come fare. Ti innamori, è come un dono, no? Poi non lo riesci a gestire, non capisci che succede, però è una fortuna innamorarsi di qualcuno. La terza foto qual è? Finiamo così. La terza foto qual è? Capito, amore della zia, finiamo così, qua. La terza foto c'è? O non c'è? Sì, c'è. Ah, c'è. E qual è? È un'altra grande tua amore, una tua passione, l'abbiamo detto prima. Facciamola vedere la terza foto. La danza. La danza, come ti dicevo, la danza, vedi, questo salto, questo gesto è un po' quello che ha rappresentato per me la danza. Cioè, io ero un po' incatenato in un destino, no? Che era quello fatto dal posto in cui sono nato, dalle prospettive di vita che avevo, e poi a un certo punto ho deciso di saltare così, ed è quello che auguro a tutti, insomma. Di tanti giovani mi chiedono, no, ragazzi magari 15-16 anni, che cosa fai tu, che cosa hai fatto per... In realtà non bisogna fare delle cose per diventare famosi o per raggiungere il successo, non è che bisogna fare delle cose, bisogna appassionarsi a qualcosa. Quindi io auguro a tutti di trovare una passione, no? E questa sarà la passione tua per tutta la vita, l'abbiamo capito questo. Poi il tuo futuro, adesso tu poi... Sì, io poi cambio in continuazione, no? Cambio in continuazione, però l'importante è anche saper applicare rispetto a prima. Questo è un discorso più lavorativo, no? Però è importante.
rispetto a tanti anni fa non esiste più un ruolo, non esiste il posto fisso. Tanti giovani pensano di dover studiare una cosa per diventare quella cosa in particolare. Io penso solo che bisogna dedicarsi alle proprie passioni con dedizione, con impegno, e poi tutto quello che impari, il vero talento sta nell'applicarlo a più cose possibili. La danza a me mi ha insegnato tante cose, mi ha insegnato a stare su un palco, a essere costante, a essere preciso, a essere... E questo, tutte queste capacità io poi le applico in tantissime altre cose, quindi non importa da dove si parte, l'importante è poi avere il talento di applicare a più cose... Ma il tuo futuro come te lo vedi? Non lo so, so che torno in taxi... Ah, il tuo futuro è tra mezz'ora, l'aeroporto o il treno? Che torno in taxi, vado in stazione. Treno, oggi torni a Milano? Sì, oggi treno. Noi ci contiamo sempre in treno. Sempre.